Aldo Amati, ex sindaco di Pesaro, ma in questo 2021 anche scrittore. C'è stata una spinta biografica che l'ha, diciamo, gli ha dato l'impulso a questa pubblicazione? Beh, sicuramente sì, nel senso che nel momento, non solo perché c'era la pandemia, ma anche perché sono abbondantemente in pensione, quindi sono poco impegnato in altre cose, il piacere di provare a ricordare le cose non comuni che sono capitate nella mia vita, da quando ero bambino fino a quando ero adulto o quando ero sindaco, insomma. E man mano, un po' alla volta, ho cominciato per un giornale come Il Campanon di Sant'Angelo in Vado, avevo scritto un pezzo dei miei ricordi d'infanzia, e da lì ho continuato in questo discorso che, insomma, ne ha fatto un libro che è difficile da definire, perché non è un romanzo, però c'è il romanzo di una vita di non comune, perché di un ragazzo che fa il contadino, che fa il mezzadro, di una famiglia numerosa. E dall'altro lato, anche per quanto riguarda poi la vita politica, la ritengo non comune, un atteggiamento nella politica che non è il politichese normale, e così via. Poi magari anche il divertimento di scrivere quelle che chiamo io poesie, che poi poesie non sono. L'uomo che accarezzava i libri, il significato di questo titolo? Beh, questo non è originale mio, perché quando c'è la vicenda fondamentale che c'è in questo racconto della mia vita, è quel giorno che cambiò per sempre la mia vita. Io avevo smesso di andare a scuola, facevo il mezzadro, da un anno facevo solo il mezzadro, e arrivò un momento in cui a Urbania alla scuola media avevano 30 iscritti e non 31 che servivano per fare due classi. E lì si scervellavano l'ultimo giorno delle iscrizioni cosa fare, se non che gli venne in mente al vicepreside, che era stato sfollato, guarda caso, durante la guerra dai miei in campagna, gli venne in mente che gli Amati avevano un figlio che aveva anche fatto l'esame di ammissione alla scuola media. Corse con il taxi a casa mia, io stavo battendo il cece nell'aia, e arrivò per dire: dovete iscrivere questo figlio alla scuola media. I miei dissero: ma no, non se ne parla nemmeno, noi contadini non possiamo, eccetera. E lui alla fine ha detto: badate, a me adesso serve una firma, se poi non lo mandate a scuola, a me serve fare il 31esimo. E così firmò mio padre. Dopodiché, dopo finita la semina, cominciai ad andare a scuola, e vabbè, dopo ero più bravo della classe, nessuno mi ha più tolto dalla scuola. E lì è cominciato tutta una vita diversa che era inimmaginabile per quanto mi riguarda. Bene, questa storia è finita in televisione. Qualche mese dopo, insieme a Alberto Ridolfi, decidemmo di fare un incontro alla Biblioteca San Giovanni per spiegare la mia passione per i libri, per la lettura, per i libri, dove parlavo dei libri non solo come fonte di sapere, ma anche di oggetti che a me piace toccare, piace sfogliare. Le copertine mi fanno impazzire, quelle belle, cose di questo genere. E il giorno dopo il Corriere Adriatico fece un titolo che disse: Amati, l'uomo che accarezzava i libri. Quel titolo mi è rimasto in mente quando si è stato dato un titolo al libro, anche perché io sono un appassionato del film L'uomo che sussurrava ai cavalli, che secondo me è il più bel film che abbia mai visto. Ho voluto mettere questo titolo che esprime molto del mio rapporto con i libri. Raccontare una vita in un libro è un'impresa notevole. Quali sono gli snodi fondamentali che vengono toccati in questa pubblicazione? La prima cosa fondamentale è
l'essere il dodicesimo figlio di una famiglia contadina, mezzadri, a Sant'Angelo in Vado, e tre di questi 12 erano morti prima che io nascessi, per cui ce n'era uno che si chiamava Aldo e quando sono nato io mi hanno dato il nome suo e il libro, diciamo, parte proprio come se io parlo a questo Aldo per raccontargli che cosa è successo dopo e che lui non ha visto.